Direi che possiamo cominciare. Allora, ragazzi, oggi un nuovo video dove mangiamo Burger King. La luce sta sfarfallando un pochettino, non so come mai, quindi perdonatemi. Ma prendetemi, lo sapete che sono così. Intanto iniziamo con un bel sorsone di cocchina. Rinfrescante. Allora, sono un po' preoccupata perché ho preso il menù, quello con i nuggets, come si chiamano, quelli vegani, quindi il nuovo panino vegano, però a me sembra strapiccolo, ma c'è scritto Rebel Whopper. Comunque andiamo a vedere com'è. Ah no, è giusto. Allora, dentro ci sono tre nuggets, la valeriana e due salsine. Una sembra maionese e una salsa barbecue. Cosa dite? Beh, è molto, 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 molto piccolo. Dico la verità. Proviamo, avvertiamo. Vi dirò, non è mica male. Comunque, ho due sacchetti di patatine perché qualche settimana fa io non sono andata a prendere dei menù e mancavano due patate. Non avevamo fatto il video però. E gli ho detto, ah, noi abbiamo preso il menù, mancavano le patatine. Ma me ne andate. E poi qui dentro ho gli onion rings. Allora, praticamente come snack di questo menù potevi scegliere gli onion rings al posto delle patatine. Allora ho scelto gli onion rings, però non so quanti sono, quindi adesso tra un po' li contiamo. Intanto proviamone uno. Buono. Buoni. Allora, oggi video proprio easy. Spero che si senta l'audio perché non ho neanche messo il microfono. Non mi sono truccata. Spero di avere i capelli messi bene perché non mi sono neanche pettinata. E dai, faccio il video e amen. Allora, onion rings nel menu al posto delle patatine. Uno l'ho mangiato, uno ce l'ho in mano. Quindi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Allora, 3, 6, 7, 8 e 9 con quello che ho mangiato. 9 onion rings al posto delle patatine vi danno se prendete gli onion rings. Tra l'altro ho dovuto anche aspettare un pochettino perché non erano pronti. Quindi me li hanno proprio fatti. Però non capisco perché sono più calde le patatine degli onion rings. Le patatine erano già pronte. Come unità. Buono, buono. Diamo un altro morsicino al panino. Ma sapete che è proprio buono questo panino vegano? Che poi non lo so, è vegano o vegetariano? Perché non lo so. Allora, intanto parliamo un attimino. Qualcuno di voi si è accorto che sto caricando un po' meno video. O meglio, non c'è costanza, magari una settimana escono 5-6 video. La settimana dopo ne escono tre, però meno di tre mai. Allora, sto attraversando un po' un periodo di cambiamento, sto cambiando un po' di cose,
sono cambiate un po' di cose, non voglio entrare nello specifico dei dettagli per il momento, controllo tutto bene ragazzi, non vi preoccupate, però siamo in un periodo di assestamento per altre cose, quindi il tempo che prima avevo libero e che dedicavo ai video adesso non c'è più. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che quando riesco porto video che portavo anche prima sul canale, quando non riesco li porto lo stesso ma ne porto meno, perché li devo girare, li devo editare e poi li devo caricare e ci vuole del tempo, quindi se non riesco ad avere il tempo diventa impossibile. Però quello che posso dire è che sto cercando di riorganizzare le cose per avere il tempo di fare tutto e credo che massimo un mese ci riassestiamo. Quindi con pazienza arriviamo. Però come per tutti, periodo di cambiamento, bisogna rivedere un po' tutto. Ma il Rebel Whopper, di cui mi hanno dato la carta, è vegano? Vegetariano, vegano? Perché se c'è la maionese non può essere vegano, se non c'è la maionese non sei vegano. Però secondo me al Burger King non hanno la maionese vegana. Boh. Comunque ragazzi fa caldissimo. Andate. È un peccato che ne mettano solo 3 però di nuggets, perché ce ne starebbero tranquillamente 4. E soprattutto una parte del panino mezzo vuota. Potrei riempirlo con delle patatine. Effettivamente. Sapete cosa sto prendendo da un po' a Burger King? Ma perché l'ultima volta che li ho presi non mi erano piaciuti tantissimo, secondo me li hanno cambiati. Vediamo se indovinate. Do il tempo di mangiare queste patatine per indovinare. Intanto pensateci. Ultima patatina di tempo. Bello usare le patatine come riferimento temporale. È un sacco che non prende chili bites. La mia cosa preferita in assoluto del Mac, del Burger King, non lo sto prendendo più. Perché come vi ho detto, l'ultima volta che
li ho presi, non erano buoni per niente. Mi sono rimasto malissimo. Ma proprio male, male, male. Comunque dirò, cane vegano, ma io da amante della carne vi posso dire che non ha nulla da invidiare ai panini veri con la carne, cioè panini con la carne proprio. L'imitazione è fatta bene, nulla da dire. Tra l'altro il panino era piccolino, compensato con le patatine, un po' di onion rings, tra l'altro ne ho ancora 3 lì, 4 se consideriamo questo, ma adesso non mangio. E io mi sento già quasi a bolla, vabbè che ho anche già quasi finito la bibita. Però, vedi no, riempie. A proposito, ma io vi ho ricordato di iscrivervi al canale oggi. Secondo me no, mi sono dimenticata. Quindi ve lo ricordo adesso. Iscrivetevi, lasciate un like, commentate, mi raccomando. Non siate timidi. Sto rubando la salsa barbecue alla carne del panino che se l'è persa. Ho una domanda per voi. Le salse del Burger King vi piacciono? E se vi piacciono di più quelle del Burger King o di più quelle del McDonald's? Per esempio, a me il maionese mi fa impazzire quella del Mac, veramente la adoro. Sto guardando lo schermino, stasera proprio sembro scappata di casa. Non me le finisco tutte queste patatine. Anche perché, oltre al fatto che sono già a questo livello, preferisco lasciarne un po' per mia nonna che le piacciono tanto. La coppa ci siamo quasi a bolla. Guardate, è un onion ring fatto C di Chiara. Ta-dam. Ed è proprio fritto così, non è. Non si è rotto ora, proprio. È strano. Andiamo alla mia lettera. Spero in fase di editing di riuscire a sistemare questa luce perché sto vedendo lo schermo, ma è proprio tremenda. Vabbè, è importante comunque il contenuto, il succo del video. Dopo ovvio, se fosse tutto perfetto probabilmente non è il mio canale. Ultimo onion rings.
strano, non la finisco praticamente mai io la coca. Chiara, placati. Mangio queste qua che sono cadute. Salute qua sul tavolino, eh. Questo le metto qua dentro. Non si può usare intanto. Così vedete tutti i miei tramacci. Dunque, per finire la Coca-Cola io ci verso veramente veramente caldo. Niente, non ce n'è più, ragazzi. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, se non vi siete ancora iscritti mi raccomando iscrivetevi al canale, attivate la campanella per rimanere aggiornati ogni volta che c'è un nuovo video. Accettatemi così come sono, questo era un video un po' alla buona, un po' un fare il programma, ho detto dai registro, voglio vedere com'è il panino, e quindi eccolo qui, il panino per me è promosso. Assunto, era molto buono, un po' piccolino, quindi rivedete le dimensioni, magari mettete un nugget in più, ce ne sono solo tre, va bene? Io mando un bacione a tutti voi, ci vediamo alla prossima con un nuovo video, ciao!